Allora, la musica di Astor Piazzolla con la quale partirà l'orchestra è un po' sospesa in qualche modo tra il tango, il jazz, la musica classica e contemporanea. Questa è la ragione per cui in realtà, diciamo, ha avuto tanta difficoltà ad essere accettato in ambiente tango, proprio perché rompeva con la tradizione. E Astor Piazzolla diceva, Astor Piazzolla aveva l'abitudine di suonare in piedi, Mariano, te no. Però dice che suonare il bandoneone è come pescare gli squali, bisogna farlo in piedi. E in entrambi i casi serve una forza eccezionale e soprattutto nessun problema di schiena. Allora, il primo tango sarà Adios Nonino. Chi è Nonino? Nonino è il papà di Astor Piazzolla. Allora, io ho un diario di Astor Piazzolla e quindi ogni tanto vi dirò qualcosa che lui scrive su questo, sulle cose che stiamo per ascoltare. Mio padre, Nonino, ha percorso la stessa strada che anni dopo avrei fatto io stesso. Ha preso tutta la sua famiglia ed è emigrato. Prima si è messo in viaggio da solo, poi per trovare lavoro e poi si è portato appresso tutta la famiglia. A Nonino Vincente Piazzolla piaceva tutto quello che facevo e poi mi capiva. Ha scritto qualche tango molto precario, però in certe note io mi sono identificato come la trasmissione genetica. Aveva una buona cultura musicale, era facile volergli bene per il suo carattere e il suo continuo buon umore. Mi aveva chiamato Astor per via di uno dei suoi migliori amici, Astor Bolognini, diventato primo violoncello della Sinfonica di Chicago e anche tanghero. Ho ereditato tutto da loro, da mamma e da papà, che erano nati a Mar del Plata e invece il nonno, Pantaleon, è da lui che deriva il mio secondo nome. Era un italiano di Trani, della Puglia, come mia nonna, Rosa Centofanti. Ho ereditato tutto da loro, il buon umore di papà e il carattere duro della mamma. Nonina ha sempre sostenuto Nonino quando ben in due occasioni si trovò a fare le valigie per cercare fortuna negli Stati Uniti, sia lì che qui in Argentina hanno lavorato tanto. Thank you.
Grazie.